Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto e bentrovati con l'approfondimento. Un bollino di qualità per le aziende che dimostreranno d'essersi impegnate nell'eliminazione degli ostacoli sulla strada della parità retributiva e di carriera tra donna e uomo è una delle novità della legge approvata definitivamente ieri al Senato, che punta ad inserire nell'ordinamento nuove tutele per la componente rosa del mercato. Il testo trasversale, dopo essere stato varato all'unanimità alla Camera il 13 ottobre, ha ottenuto l'assegnazione in sede deliberante al Senato, che ha dato l'ok definitivo. Dunque, a breve sarà legge dello Stato, ha annunciato la presidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama, Susi Matrisciano, Movimento 5 Stelle. Con l'obiettivo di incrementare la trasparenza nei luoghi di lavoro, si estende dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle a partire da 50 addetti in su l'obbligo di presentare un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, mentre per quelle di dimensioni minori sarà facoltativo. Le realtà virtuose sul fronte dell'uguaglianza tra i sessi verranno premiate, giacché sarà istituita dal 1 gennaio 2022 la certificazione della parità di genere, se ci si applica per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, e viene introdotto, sempre il prossimo anno, uno sgravio contributivo dell'1% nel limite di 50.000 euro annui, con una dotazione di 50 milioni complessivi. La disciplina integra, tra l'altro, la nozione di discriminazione diretta e indiretta, includendo nelle fattispecie pure gli atti di natura organizzativa o oraria, che sfavoriscono la componente rosa. Nel mirino, pertanto, finiscono quei trattamenti che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità anche adottive, pongono o possono porre la lavoratrice in posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri addetti. Generano limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali e creano ostacoli riguardo ad avanzamento e progressione nella carriera. Fissata poi l'estensione alle aziende pubbliche, la normativa della legge Golfo Mosca sulle quote rosa negli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in borsa. Per una delle maggiori promotrici del testo, la deputata del PD Chiara Gribaudo, l'Italia compie un grande passo per i diritti delle lavoratrici. Ora però occorre impegnarsi perché la legge venga attuata al 100%.